Ciao a tutti! Quanto tempo che non ci vediamo, Lauretta! Allora, intanto vi dico un po' della pratica di oggi. Per chi già ha praticato insieme a me, forse la pratica di oggi sembrerà un po' diversa. Sto facendo un po' di esperimenti, quindi oggi faremo una pratica un po' più rigida, diciamo, con l'obiettivo di andare a riequilibrare completamente i nostri canali energetici. Quindi sarà una pratica molto forte a livello energetico. E aspettiamo qualche minuto che piano piano entrino tutti. Nel frattempo, accomodatevi, srotolate il vostro tappetino, rendete il vostro spazio accogliente, confortevole, come sempre. E poi iniziamo, ci sediamo in Sukhasana. Quindi con le gambe incrociate portiamo i palmi rivolti verso l'alto e andiamo a chiudere e ad unire pollice ed indice come a creare i due anelli. Iniziamo ad accomodarci nella posizione, quindi muoviamoci ancora un pochino per trovare la stabilità, la seduta comoda. E piano piano iniziamo a chiudere gli occhi. Se hai bisogno ancora di qualche istante per accomodarti, trova il tuo tempo, ascolta il tuo corpo, inizia piano piano con questi primi momenti di pratica ad entrare nella pratica. E quindi ci sediamo, per chi sta entrando adesso. Il dorso delle mani in appoggio sulle ginocchia e chiudiamo pollice e indice come a disegnare due anelli. Iniziamo a chiudere gli occhi. E proviamo per un attimo ad accorgerci del nostro corpo, provando a chiederci come stiamo in questo momento e cosa stiamo portando nella pratica oggi. Sta il tuo corpo, quali sensazioni fisiche stai provando in questo momento? E prova a sentire i tuoi glutei ben radicati a terra, i piedi. Cresci verso l'alto con il centro della testa. Manda in basso le spalle, mantieni il mento parallelo al pavimento. Senti bene la tua colonna allungata, alta, che va verso l'alto. E se ancora ti stai accomodando, prova dalle prossime respirazioni a rimanere immobile nella posizione, provando anche ad accorgerti del tuo busto, quindi non troppo in avanti, non troppo indietro. Prova ad accorgerti se il pollice e l'indice si allontanano, quindi prova a tenere sempre il contatto, prova a sentire sempre quei due anelli sulle mani, che creano le mani. Accorgiti del tuo respiro, di com'è in questo momento, di dove vanno le tue emozioni, i tuoi pensieri. Inizia a respirare solamente dal naso e rendi inspirazione ed espirazione un pochino più profonde, più lunghe. Iniziamo quindi a modificare e controllare il nostro respiro.
continuando a rimanere consapevoli del nostro corpo, delle mani in appoggio sulle ginocchia e continuando a percepire e a sentire quel contatto pollice-indice, quella sensazione di unione, di contatto. Non sollevare le spalle quando inspiri, prova a mantenerle in basso. Inizia a rendere inspirazione ed espirazione della stessa durata. Decidi tu l'intervallo, se contare fino a 3 o a 4 forse, senza forzare. E senti entrare l'aria, gonfiare prima il ventre e poi il petto. E in espirazione prova a sentire il percorso opposto, quindi dall'alto verso il basso e risucchia dentro attivamente l'ombelico per svuotare completamente il ventre. E una volta preso contatto con il tuo respiro, prova, se non è troppo intenso, ad introdurre un'apnea alla fine dell'inspirazione e alla fine dell'espirazione della stessa durata. E quindi inspiro per 4, trattengo per 4, espiro per 4 e trattengo per 4. E torno a farlo di nuovo, nuovamente. Non sarò io a guidarlo perché ognuno di noi ha il proprio ritmo, il proprio intervallo. Prova semplicemente però ad immaginare i lati di un quadrato, quindi in ispirazione il lato sale dal basso verso l'alto. Quando tratteniamo, prova a visualizzare il lato orizzontale. Quando espiri, prova ad immaginare di nuovo il tratto in verticale. Ed espirando e trattenendo l'aria dopo l'espirazione, il tratto orizzontale, proprio come a creare un quadrato. Prova a stare nel respiro, nel momento presente, prova a non staccare il contatto delle dita. E poi piano piano elimina le apnee e riporta il respiro alla normalità. Sciogli il mudra delle mani, portali al cuore, palmi a contatto. E formula l'intenzione, quindi una parolina o una frase formulata in modo positivo che possa guidare la pratica di oggi. E poi mantenendo ancora un attimo gli occhi chiusi, inspira, porta su le braccia, lascia scivolare le mani unite davanti al volto. Manda in basso le spalle, porta lo sguardo verso l'alto, apri gli occhi e vai a guardare le mani giunte. Ed espirando, lasciale scendere, porta la mano destra a terra ed espira, entra in flessione verso destra. Cammina con la mano, allontanala dal busto. Immagina di voler portare il gomito verso terra. Non è importante arrivare. Lavoriamo sempre con la nostra intenzione, quindi l'intenzione di arrivare. E poi inspiro, torno al centro ed espirando vado direttamente a sinistra. Mando in basso le spalle, anche qui immagina di voler portare il gomito sinistro a terra, non è importante raggiungerlo. Non solleviamo il bacino, i glutei da terra, ma sentiamo bene l'allungamento del fianco, mando in basso la spalla. E poi inspiro, torno al centro ed espirando entra direttamente in torsione verso destra. Manda in basso le spalle, senti bene la mano destra in appoggio dietro la schiena, ti aiuta a rimanere dritta.
ad andare verso l'alto con il centro della testa. E poi inspiro, torno al centro, espira, vai direttamente a sinistra, aggancia la mano con la mano destra al ginocchio sinistro e senti bene la mano sinistra dietro al centro della testa. Senti la torsione che parte dal centro dell'addome, quindi prova a non lavorare con le spalle, ma senti la torsione dalla colonna, quindi sono le vertebre a ruotarsi. E poi inspiro, torno al centro, sciogli l'intreccio, porta le piante dei piedi a contatto. Se hai bisogno, lascia scivolare i talloni un pochino più avanti, afferra con le mani le caviglie, prova a portare i gomiti all'interno dei fianchi, inspira, porta il petto verso l'alto, cresci, allunga bene il tratto lombare ed espirando porta il busto in avanti. Non è importante andare in basso, stiamo lavorando con la zona lombare ben attiva, ben distesa. E respiriamo, quindi prova a non curvare la zona lombare, porta il petto in avanti, porta il mento verso il basso e guarda la punta del naso. Mantieni una respirazione costante, respira. Le braccia sono attive, i gomiti stretti. E poi inspirando torno al centro, sciogli le gambe, porta i piedi all'esterno del tappetino, aiutati con le mani a sollevarti ed entra un attimo in Malasana. Porta le mani al cuore, spostati da una parte all'altra, inizia a sentire bene i piedi radicati a terra. Anche qui la zona lombare prova a lasciarla ben distesa e porta il petto verso l'alto, il centro della testa verso l'alto. E poi da qui porta le mani a terra, distendi le gambe, lascia i piedi distanti quanto le anche, afferra un attimo i gomiti, lascia il centro della testa verso il basso, piega le ginocchia se hai bisogno. Respira, stai un attimo qui. Lasciati cadere, inizia a prendere spazio sul tappetino, quindi separa bene le dita dei piedi, prendi il tuo spazio, lascia che i piedi diventino la tua base solida per la pratica. E poi sciogli l'intreccio delle braccia se le hai afferrate, mantieni le gambe distanti quanto le anche e da qui inspira, piega le ginocchia, giù il bacino, Utkatasana con Asana in Samastiti, manda indietro le spalle. Respira, manda il bacino indietro come se volessi sederti e poi distendi le gambe, porta le mani al cuore. Inspiro, porto sulle braccia oltre la testa, espirando scendo, mantengo la schiena dritta il più che posso e poi inspiro, allungo la schiena, Ardha Uttanasana, espirando faccio due passi e scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Rimani un attimo qui, prova a non collassare. Stai attivo, manda il petto in avanti, le spalle indietro, respira. E poi collo del piede a terra, distendi le gambe, inspiro, alza il petto verso l'alto, le mani sono bene attive, espiro, torno a terra. E torna un attimo in quadrupedia, punta i piedi, inspira, apri il petto, portalo verso l'alto. Espirando, collo del piede a terra, risucchia l'ombelico all'interno, separa bene le scapole e quando sei arrivato al massimo vai a sederti con i glutei sui talloni. Fai partire un'onda dall'ombelico, inspira, torna in quadrupedia, punta i piedi, apri il petto, grande curva. Espira, collo del piede a terra, risucchia l'ombelico, separa bene le scapole, quando sei al massimo vai a sederti con i glutei sui talloni. Ancora, facciamolo per qualche volta, inspira, vieni su, apri il petto, grande curva. Espira, collo del piede a terra, risucchia l'ombelico, separa bene le dita delle mani e vai a sederti indietro. Fallo forse ad occhi chiusi, provando a sentire bene il movimento della nostra colonna. Quando facciamo questi movimenti che sembrano molto semplici, in realtà sono molto importanti sia per connetterci con il respiro e sia per lavorare la flessibilità della nostra colonna, delle nostre vertebre.
poi da qui torno in quadrupedia, espirando, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, vieni avanti, attiva bene le gambe, porta le mani accanto al petto, inspira, vieni su con il busto. E prova forse a piegare le ginocchia, a portare i piedi, la luce a contatto, il centro della testa indietro, come a cercare i piedi. E poi ritorno a terra, punto le ginocchia, passo in quadrupedia, punto i piedi ed inizio a distendere le gambe verso l'alto e entro in Adho Mukha Svanasana. Entraci in modo dolce, delicato, il tuo primo Adho Mukha di oggi. Qualche piccolo passo sul posto e poi prova a fermarti e a sistemare la posizione. Quindi separa bene le dita delle mani, senti bene le mani in appoggio a terra, le spalle lontane dalle orecchie e guarda verso oltre i piedi. Quindi schivando verso l'alto, non è importante raggiungere terra con i talloni. Permetti al tuo corpo di entrare nella posizione in modo dolce ma accogliente. E poi fai qualche passo, riporta i piedi tra le mani, lasciali distanti quanto le anche. E da qui inspira, Utkatasana Insamastiti, quindi le gambe sono distanti, mando in basso le spalle, manda in dentro l'ombelico, respira. E torno ad unire le mani al cuore, unisco i piedi tra di loro, Tadasana. Separa bene le dita dei piedi, senti la base solida dei piedi, stabili, il centro della testa va verso l'alto. Mantieni le mani a contatto, inspiro su le braccia oltre la testa, espiro scendo, Uttanasana, centro della testa verso il basso. Inspiro, allungo la schiena, Ardha Uttanasana, espirando, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra, inspira su con le braccia e il busto, manda in basso le spalle. Espirando, riporto a terra le mani, scendo ginocchia, petto, mento. Inspiro, con un'onda vieni in avanti, Bhujangasana, cobra. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspiro sulla gamba destra, espiro, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Inspira, vieni su, Anjaneyasana, mantieni anche bene in allineamento le spalle basse. Espirando, riporto a terra le mani, il piede sinistro raggiunge il destro. Alluce a contatto, piccolo spazio tra i talloni. Inspiro, Utkatasana, palmi a contatto, guarda verso l'alto, tieni l'addome all'interno. Espira, Tadasana. Inspiro su, le braccia oltre la testa. Espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo la colonna, Ardha Uttanasana, espirando, ginocchio sinistro, collo del piede a terra, vieni su, Anjaneyasana, manda in basso le spalle, senti l'allineamento delle anche. Espirando, scendi ginocchia, petto, mento, apri e separa bene le dita delle mani, inspira con un'onda, vieni in avanti, Bhujangasana, cobra. Espira, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspira sulla gamba sinistra, espira, ginocchio, piede a terra, piede sinistro a terra, ginocchio destro a terra. Inspira, vieni su, Anjaneyasana. Espira, mani a terra, punta il piede destro va accanto al sinistro. Inspiro, Utkatasana, posizione della sedia, palmi a contatto, guarda oltre le mani, manda in basso le spalle, stringi l'addome. Espira, Tadasana. Ancora, inspira su, espira, scendi, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana, schiena parallela al pavimento. Espira, ginocchio destro a terra, su con il busto. Espiro, apri i gomiti all'esterno. Mantieni bene l'allineamento delle gambe. Porta il petto verso l'alto, prova a non curvare la zona lombare. E da qui, se vuoi, prova a piegare il piede destro, a portarlo in alto, il ginocchio destro piega. Prova a portare il piede e il tallone verso il gluteo. Bene, poi ritorno a terra, inspiro su, espirando, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro, fai un'onda, vieni in avanti, cobra, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspiro sulla gamba destra, espira, lascia scivolare il ginocchio verso il mento.
Inspiro, torno su, espiro, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Inspiro, cresco, espirando, torsione verso destra. Manda in basso le spalle, respira qui. Come prima, la torsione parte dal centro dell'addome. Inspiro, torno su con le mani, riporto a terra le mani, punto il piede sinistro raggiunge il destro. Alluce a contatto, piccolo spazio fra i talloni, inspiro, Utkatasana, stringi le ginocchia, guarda i palmi verso l'alto, espira, Tadasana. Inspiro su, le braccia oltre la testa, espira, scendi, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana, schiena parallela al pavimento, espirando, ginocchio sinistro a terra, collo del piede a terra. Vieni su con il busto in ispirazione, espira, apri i gomiti all'esterno. Resta qui, prova a mandare dentro bene l'ombelico, a non curvare la zona lombare, porta il petto verso l'alto. E da qui, se vuoi, prova a piegare il ginocchio sinistro, a portare il tallone sinistro verso il gluteo. Respira. E poi inspiro, vieni su ed espirando scendi ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira, vieni in avanti, Bhujangasana, cobra. Espira, cane e faccia in giù, Adho Mukha. Inspira sulla gamba sinistra, espira, scivola con il ginocchio sinistro verso il mento, allontana le scapole. Inspira su, espira, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra, inspiro su, espira, torsione a sinistra. Respira, manda in basso le spalle, senti la torsione, non lasciare che le anche ruotino e seguino il movimento. Inspiro, torno al centro, espirando, piede destro accanto al sinistro. Alluce a contatto, inspiro, Utkatasana, posizione della sedia, guarda sui palmi a contatto, respira, espira, Tadasana. Ancora una volta, inspiro, vieni su, espira, scendi, Uttanasana. Inspiro, allungo la schiena, espirando, ginocchio destro a terra, collo del piede a terra. Inspira, vieni su con le braccia, porta i palmi a contatto, portali dietro la nuca. E da qui, se vuoi intensificare, espirando, porta il petto in alto, ma mantieni la zona lombare bloccata. Quindi lavoriamo la parte alta del nostro petto, il cuore. Respira, senti forse il battito accelerare, attiva bene le gambe. E poi inspiro, torno al centro, espirando, scendo ginocchia, petto, mento. Inspiro, Bhujangasana, cobra, apri il petto. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Inspiro sulla gamba destra, espira, ginocchio al mento, lascialo scivolare, separa bene le scapole, senti la curva della colonna. E poi inspiro, vieni su con la gamba destra, espiro, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Inspira, vieni su con le braccia, in basso le spalle. E da qui piega il ginocchio sinistro. Se vuoi resta qui. Se vuoi prova ad afferrare il piede sinistro con le mani, resta. Scegli la tua variante. Se questo è troppo, puoi anche non afferrare il piede, provare solo a sollevarlo e a portare indietro le braccia. E poi riporto a terra il piede sinistro ed espirando scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, Bhujangasana, apri il petto. Espiro, Adho Mukha, cane faccia in giù. Inspira, porta su la gamba destra. Espirando, piede destro tra le mani, ginocchio a terra. E da qui punto il piede sinistro e riporto il piede sinistro accanto al destro. Alluce a contatto. Piccolo spazio tra i talloni, inspiro, Utkatasana, su lo sguardo, espiro, Tadasana, l'ultima volta a sinistra, inspiro sulle braccia, espira, scendi, Uttanasana, inspiro, allungo la colonna, espirando, ginocchio sinistro a terra, su con il busto, Anjaneyasana, manda in basso le spalle, ed espirando, scendi, ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro, apri il petto, Bhujangasana, cobra. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Inspiro su la gamba sinistra, espira, lascia scivolare il ginocchio sinistro verso il mento. Resta un attimo, separa bene le scapole, stringi l'addome, senti la curva della colonna.
Inspira, vieni su, espiro, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra. Vieni su con il busto. E da qui piega il ginocchio destro e se vuoi prova ad afferrare il piede destro dietro di te. Resta. Se questo è troppo, mantieni il piede sollevato e le braccia indietro. Respira, attiva bene l'addome. E poi riporto a terra il piede, porto le mani a terra, punto il destro e riporto il destro accanto al sinistro. Mantieni gli alluci a contatto, piccolo spazio tra i talloni. Inspiro, Utkatasana, posizione della sedia, guarda le mani oltre la testa. Espiro, Tadasana, chiudi gli occhi. Prova a calmare tutto, il respiro, i pensieri. E inizia a spostare il peso del corpo verso destra e verso sinistra, separa bene le dita del piede, come se volessi proprio creare la tua stabilità. Mantieni le mani al cuore, da qui inspira, apri gli occhi, porta il ginocchio destro al petto, espirando, fai un affondo senza toccare terra. Ancora, inspiro sul ginocchio destro, espira, affonda senza toccare terra, attiva bene l'addome. L'ultima, inspira, vieni su, l'ultima volta andiamo a toccare terra, ruota e appoggia il tallone destro a terra, allinea bene le anche, inspiro sulle braccia, unisci bene i palmi e guarda verso l'alto, manda in basso le spalle. Respira, è una posizione molto intensa, quindi senti bene le anche allineate, l'addome che va all'indentro, manda in basso le spalle, respira. E poi torna al centro con il volto, intreccia le mani dietro la schiena, inspira, apri il petto, espira, giù con il busto, prova a guardare oltre la gamba destra. Le anche sono sempre in allineamento, non ti appoggiare sul quadricipite sinistro, ma prova a portare il petto in avanti, il centro della testa in avanti, crea spazio tra le vertebre. Respira. E poi inspira, torna su con il busto, espirando distendi la gamba sinistra, mantieni le braccia oltre la testa, le anche sono allineate, le gambe forti, espirando vai in avanti con il busto, se questo è troppo porta le mani al cuore. Portare l'anca destra in avanti, l'anca sinistra indietro. Respira, le gambe sono super forti, non c'è bisogno di andare troppo in basso. Respira. Attiva forte l'addome. E poi piega il quadricipite sinistro, inspiro, torno su, ruota le punte dei piedi verso l'interno e poi verso l'esterno. Inspiro su le braccia oltre la testa, espiro, scendo, piegamento. Ancora, inspiro su, espira, piegamento. L'ultima volta, inspiro su, espira, piegamento. Resta un attimo, porta le mani al cuore. Respira, chiudi gli occhi. E poi distendi le gambe, ruota il tallone sinistro verso l'esterno, ruotati verso il fondo del tappetino, quindi la gamba destra è in avanti, mi sono girata per non darti le spalle, ruota e appoggia il tallone sinistro, inspira sulle braccia, guarda verso l'alto. Unisci bene i palmi, manda indietro, in basso le spalle, respira. È una posizione molto intensa, sentile anche super forti in allineamento. E poi intreccia le mani dietro la schiena, inspira, apri il petto, espira, allungati in avanti, guarda oltre il piede sinistro. Prova a non cadere sul ginocchio o sulla gamba destra. Apri e separa bene le dita del piede destro. Allunga bene la colonna. Crea spazio. Stai con il respiro, stai con le tue sensazioni. E poi inspiro, torno su, torno ad unire le mani, le porto oltre la testa, distendo la gamba destra. Allineale anche, espira, busto in avanti, anca destra indietro, anca sinistra in avanti. Se portare le mani avanti è troppo, portale al cuore e scendi. Le gambe sono forti, stabili. Respira nella posizione, stai. E poi
poi inspiro, torno su e siamo qui. Torno su e richiamo direttamente il ginocchio sinistro al petto e lo riporto a terra. Quindi siamo sul fondo del tappetino. Inspiro su, le braccia oltre la testa. Espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo la colonna, Ardha Uttanasana. Espirando, due passi indietro, Adho Mukha Kanya, faccia in giù. Resta, 5 respiri, guarda verso gli alluci. Butta fuori l'aria se hai bisogno. Se hai bisogno di riposarti, ginocchia a terra, glutei in appoggio sui talloni, Balasana. Respira, trova la tua variante, stai ancora 2 respiri. Se sei in Balasana, torna in Kanya, faccia in giù. E poi facciamo dei passi e riportiamo i piedi tra le mani. Snocciola vertebra dopo vertebra, sorno su, Tadasana, mani al cuore. Respira. Inspira, porta il ginocchio sinistro al petto. Espira, fai direttamente un lungo passo indietro. Ruota, appoggia il tallone sinistro. Apri, Virabhadrasana 2. Manda in basso le spalle, stai guardando la parte posteriore del tappetino. Manda in basso le spalle. E per 3 volte mantieni le gambe solide e stabili. Sono le gambe di un guerriero. Inspira sul braccio destro, espira, vai in avanti, porta il gomito destro in appoggio o a contatto con il sinistro. Per 3 volte, inspiro su e indietro, espiro in avanti, allunga bene il fianco, ancora, inspiro su, espiro, resta. Prova a portare la mano destra a terra, se non arrivi, gomito destro in appoggio sul ginocchio destro, manda in basso la spalla. Prova forse a guardare verso l'alto, non cadere sulla spalla destra. Il braccio ti serve per creare spazio. Respira, tieni l'addome ben saldo. Ancora un respiro e poi inspiro, torno Virabhadrasana 2, distendo la gamba destra, ruoto il tallone sinistro all'interno e questa volta le punte dei piedi all'interno. Inspira, intreccia le mani dietro la schiena, apri il petto, espirando scendi, Prasarita. Respira, attiva forte le gambe, le punte dei piedi sono all'interno e guarda oltre le gambe, tra le gambe. E una volta che hai sistemato la posizione, guarda la punta del naso. Respira, prova a mantenere un respiro calmo, profondo, costante. Stai con il tuo respiro. Ancora un respiro. E poi risucchia l'ombelico, vieni su, sciogli l'intreccio delle braccia, delle mani, apri le grandi all'esterno, ruota il sinistro verso l'esterno, Virabhadrasana 2, manda in basso le spalle. E come prima, mantenendo le gambe super stabili, inspiro sul braccio sinistro, espiro, vado a portare il gomito a contatto con il ginocchio sinistro, allungo il destro, ancora, inspiro indietro, espiro, allungo, mantieni immobili le gambe, lavora la parte alta del corpo, inspiro indietro, espiro, torno, resta, manda in basso la spalla, se è troppo, porta il gomito in appoggio sul ginocchio, stai, respira, se vuoi intensifica a toccare terra, ma non forzare. E poi torno al centro, distendo la gamba sinistra e da qui ritorno al centro, guardo la parte anteriore del tappetino, Tadasana. Inspiro su, le braccia oltre la testa, espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo la schiena, Ardha Uttanasana. Espirando, scendo, ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, vengo in avanti, cobra, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Kanya, faccia in giù. Inspira dal naso e fuori, butta fuori l'aria dalla bocca, prova a portare fuori anche la lingua. Inspira dal naso, fuori, l'aria dalla bocca, buttala fuori. Ancora, inspira, butta fuori. Ginocchia a terra, glutei in appoggio sui talloni, mi fermo un attimo, Balasana, porta la fronte a terra, respira,
Separa anche un pochino le ginocchia per permettere al busto di scendere bene, di accomodarsi tra le gambe. Respira, calma il pensiero, calma la mente, calma il respiro. Stai, resta ancora, 5 respiri, prova a calmare tutto. Utilizza queste posizioni di riposo proprio per sentire bene il tuo corpo, per sentire il tuo respiro. Ancora un respiro. E poi torniamo in quadrupedia, puntiamo i piedi e solleviamo gli ischi verso l'alto, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspira, porta sulla gamba destra, espira, ginocchio al petto, al mento, prova a lasciar scivolare il ginocchio, porta il mento verso il ginocchio, quindi senti bene le scapole separarsi. Ancora, inspira su, espira, ginocchio al mento, stringi bene l'addome. Ancora, inspiro su, espiro, ginocchio al mento, questo ti permette di creare spazio, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, inspira, vieni su Anjaneyasana, manda in basso le spalle. E da qui piega il ginocchio sinistro, prova ad afferrarlo con la mano sinistra. E da qui prova forse a lasciare avvicinare il piede verso il gluteo. Se vuoi intensificare puoi afferrarlo e lasciarlo scendere, scivolare nell'incavo del gomito. Prova a stare qui. Se vuoi afferra le mani, cerca la tua variante, attiva bene il piede, se questo è troppo lascia, resta, respira. E poi riporto a terra il piede sinistro, lascio scivolare la mano sinistra, la mantengo a terra, espira, lascio scendere il braccio destro indietro. Prova a guardare indietro, attiva bene l'addome, manda in basso le spalle. Se la mano sinistra non arriva a terra, portala sul fianco. Non andare in apnea, è molto intenso. E poi torno al centro, porto le mani al cuore, punto il piede sinistro, sollevo il ginocchio sinistro da terra. Resta un attimo in Anasana, senti il tallone sinistro spingere verso il fondo. Le anche sono allineate, manda in basso le spalle, cresci con il centro della testa. E poi espiro, apro Virabhadrasana 2, questa volta distendo la gamba destra, espirando mi allungo in avanti, porto la mano destra a terra, la mano sinistra in alto, Trikonasana. Se vuoi intensificare, guarda oltre la mano sinistra, se vuoi porta la mano sinistra al centro della nuca e apri, guarda verso l'alto, senti l'apertura del petto, come se il gomito volesse andare oltre la tua testa. Respira, senti la sensazione di apertura, stai con il respiro, se è troppo porta la mano destra in appoggio sulla gamba destra. E poi torno, attivo bene il quadricipite destro, inspiro, vengo su, piego il quadricipite destro, ruoto le anche, mantengo il tallone sinistro in appoggio, lascia scivolare la mano sinistra in avanti, espirando prova a portare il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Se vuoi e stai qui e va bene, prova a portare la mano destra verso l'alto. Stai, è una posizione super intensa, se questo è troppo resta più alto, porta anche solo la mano sinistra all'esterno del ginocchio. Stai, il tallone sinistro è attivo e appoggiato a terra. Le anche allineate, respira, senti la torsione dal centro dell'addome, non dalle spalle. E poi inspiro, torno su, porto le mani al cuore, inizio a sollevare il tallone sinistro, sposta il peso del corpo sulla gamba destra, solleva il piede sinistro da terra, Virabhadrasana 3. Porta le braccia lungo i fianchi, inizia a piegare il piede, il ginocchio sinistro. Troviamo una variante, prova da qui a portare il petto verso l'alto, la punta del piede verso l'alto, le mani come se volessero prendere la gamba, stai, respira. E poi riporto il ginocchio sinistro al petto e lo riporto a terra. Inspiro su, le braccia oltre la testa, espira, scendi, Uttanasana.
Inspiro, allungo la colonna, espirando, scendo due passi, ginocchia mento, petto mento. Inspiro, Bhujangasana, cobra. Inspira, Adho Mukha, cane, faccia in giù. Resta qui. Porta lo sguardo verso gli alluci, sistema la posizione. Se hai bisogno di riposarti, ginocchia a terra, glutei in appoggio sui talloni e balasana. Altrimenti resta 5, respiri ancora in cane a faccia in giù. Inizia a sentire bene i benefici della posizione, di questa inversione. Ricordandoci che ogni volta che siamo in inversione, il nostro cuore è più alto della testa. Se sei andato in balasana, torna in Adho Mukha, cane a faccia in giù. Inspira, porta sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto, ginocchio al mento, porta il mento verso il ginocchio. Ancora, inspiro su, espira, ginocchio al mento, attiva forte l'addome. Ancora, inspiro su, espiro, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra. Inspira, cresci verso l'alto, Anjaneyasana. E da qui prova a piegare il ginocchio destro. Forse ad afferrarlo con la mano destra, porta la sinistra in avanti o in appoggio sul ginocchio sinistro. E se vuoi da qui puoi intensificare andando ad afferrare il piede e portarlo nell'incavo del gomito. Se vuoi afferra le mani tra di loro. Stai. Trova la tua variante, va bene stare qui. Non forzare. Respira. E poi sciogli qualsiasi sia stata la tua variante, porta la mano destra a terra o sul fianco destro. Ed espirando inizia a portare il braccio sinistro indietro. Inizia a portare il petto verso l'alto. È una posizione molto intensa, quindi non mollare l'addome, senti dove puoi arrivare, non andare in apnea. Il respiro è un alleato. E poi inspiro, torno al centro, porta le mani al cuore, punta il piede destro e solleva il ginocchio destro da terra. Aranasana, senti la stabilità delle gambe. Spingi con il tallone destro verso il fondo, le anche restano allineate. Respira. E poi inspira sulle braccia, espira, ruota e appoggia il tallone, vira Padrasana 2, apri le braccia grandi. Distendi la gamba sinistra, espira, scendi con la mano sinistra verso il basso, la mano destra in alto, Trikonasana. Se non arrivi a terra, vieni più in alto con il busto. Ma prova a non piegare le gambe, quindi senti le gambe super stabili. Se sei qui e vuoi intensificare, guarda oltre la mano destra, o forse porta la mano destra in appoggio dietro alla base del collo e prova ad espirare, a guardare verso l'alto, porta il cuore verso l'alto. Apri, respira, senti il tuo corpo aperto. E poi riporta in alto la mano destra, attiva forte il quadricipite sinistro, inspiro, vengo su, piego il ginocchio sinistro. Lascia scivolare la mano destra davanti, portala davanti a te, mantieni il tallone destro a terra, allinea le anche. E da qui, se vuoi, puoi provare a portare la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro. Se vuoi intensificare, scendi, porta il gomito e girati in torsione verso sinistra. È una posizione molto intensa perché le anche sono in allineamento e la parte alta è in torsione, quindi non forzarti, ma soprattutto niente apnea. In espirazione il respiro ti dovrebbe aiutare a stare nella posizione. Respira, stai, senti la torsione dal centro dell'addome. E poi inspirando torno al centro e da qui sollevo il tallone destro, porto le mani al cuore, inizio a spostare il peso del corpo sul piede sinistro e inizio a sollevare la gamba destra da terra. Vira 3, troviamo una variante, quindi braccio lungo i fianchi, piego il ginocchio destro, inizio a portare il petto verso l'alto, la punta del piede destro verso l'alto, le spalle indietro,
Attiva bene tutta la parte posteriore del corpo, respira e senti bene il piede sinistro a terra. E poi richiama il ginocchio destro al petto, le mani al cuore e riporta a terra il piede destro. Inspiro su, le braccia oltre la testa, espira, Uttanasana. Inspiro, allungo la colonna, lascio il tratto cervicale ben allungato, espirando, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro, allungo e vengo in avanti, Bhujangasana, cobra. Espiro, cane, faccia in giù, adunga. Rimaniamo 5 respiri qui nel nostro ultimo cane a faccia in giù di oggi. Respira e tra 2 respiri ancora. Andiamo a portare le ginocchia a terra, separate e distanti tra di loro. E ci andiamo a sedere con i glutei sui talloni. Balasana, fronte a terra. Cammina in avanti con le mani per permettere al busto di incastrarsi bene tra le gambe e lascia cadere completamente la fronte a terra. Respira, calma il respiro, calma i pensieri, stai con il momento presente, stai con i tuoi pensieri. E poi risucchia l'ombelico, torna su e vai a sederti con i glutei a terra. Distendi le gambe, porta in basso e indietro le spalle. Inspira, richiama il ginocchio destro al petto ed espirando porta il piede destro all'esterno del ginocchio sinistro. Inspira, cresci con il braccio destro e espira, entra in torsione verso sinistra. Stai, manda in basso e indietro le spalle. Senti la torsione dal centro dell'addome, anche qui. Cresci con il centro della testa verso l'alto. Inspiro, torno al centro. Espirando, distendo la gamba destra. Sciolgo un attimo le gambe. E lo faccio direttamente a sinistra. Richiamo il ginocchio sinistro al petto. Porto il piede all'esterno della gamba destra. Inspiro, cresco con la mano sinistra verso l'alto. Espira, torsione a sinistra. Porta la mano al centro del tappetino. E porta il ginocchio verso il petto, stai in torsione e attiva bene la gamba destra. Prova a non collassare, a non cadere, ma resta alto. Respira, stai, è una posizione attiva anche se siamo seduti. Anche se afferriamo con il ginocchio, la mano, il ginocchio. E poi inspiro, torno al centro, sciolgo l'intreccio. E questa volta piego le ginocchia, mi avvicino con i glutei e i talloni. Espira, snocciola vertebra dopo vertebra con controllo e riporta le spalle a terra. Porta le braccia lungo i fianchi, i palmi rivolti verso l'alto. Mantieni le ginocchia a contatto, lascia camminare i piedi verso l'esterno del tappetino e lasciati cadere completamente a terra. Resta un attimo qui, permetti all'ombelico di andare all'interno, quindi di allungare bene il tratto lombare. Respira, calma tutto, inizia a sentire bene anche l'appoggio delle spalle a terra. Senti le ginocchia a contatto, in chiusura. E poi lascia di nuovo le gambe e le ginocchia separarsi tra di loro. Solleva le braccia all'altezza delle spalle ed espirando lascia cadere entrambe le ginocchia sovrapposte verso sinistra. E porta la spalla destra ben in appoggio a terra e lo sguardo verso destra. E questa volta lasciati completamente cadere senza controllare nulla. Stai in questa torsione. Semplicemente in questa posizione in cui non stai contraendo nulla, ma stai lasciando che la torsione avvenga in modo normale e naturale. Prova ad accorgerti dell'influenza del respiro sul corpo, sul movimento. Cosa succede ogni volta che inspiri ed espiri? Cosa cambia?
Prova ad andare nel profondo, quindi chiudi gli occhi. Richiama le ginocchia al petto ed espirando lasciali cadere questa volta verso destra, mantieni la sinistra a terra, guarda verso sinistra o forse chiudi gli occhi per aiutarti a sentire bene nel profondo il tuo corpo, il respiro. Lascia andare, lasciati cadere completamente a terra e lascia svolgere la torsione. Andare, non contrarre. E poi richiama le ginocchia al petto, abbracciale un attimo, resta qui, lascia il mento verso il cuore, quindi per allineare bene il tratto cervicale. Senti questo abbraccio, quindi senti bene le ginocchia raggiungere il petto. E poi decidi come, quale inversione fare nella pratica di oggi, quindi se vuoi portare un braccio lungo i fianchi, i palmi bene in appoggio a terra e decidi di rimanere 5 respiri qui, attivando bene l'addome, mandando l'ombelico all'interno e provando a sentire i talloni andare verso l'alto. Quindi una opzione è questa, se vuoi resta 5 respiri qui e poi piega le ginocchia, altrimenti se vuoi puoi portare i piedi oltre la testa, portare le mani in appoggio sulla zona lombare, stringere forte i gomiti e provare a sollevare una gamba e poi l'altra. Decidi tu la tua variante, anche qui prova se vuoi a stare 5 respiri, provando a sentire bene la compressione della gola e sentendo i piedi andare verso l'alto. Quindi prova a non cadere sulla zona lombare, ma attivare bene l'addome. Una volta passati i 5 respiri, lascia scendere le gambe oltre i piedi, oltre la testa, e lascia scivolare le gambe ben distese davanti al volto, piegare le ginocchia. E da qui ci ritroviamo tutti con le ginocchia al petto. Separa le ginocchia, portale all'esterno come se volessero raggiungere le ascelle. E da qui porta le piante dei piedi verso l'alto. Se vuoi e riesci, prova ad afferrare i piedi all'esterno. E resta un attimo qui, porta il mento parallelo al pavimento, il mento perpendicolare al pavimento, quindi vicino al petto. Le piante dei piedi sono attive, rivolte verso l'alto. Stai nella posizione, prova a non collassare, quindi a non ruotare il piede verso l'interno, ma al contrario, permetti ai piedi di andare verso l'esterno, quindi di non collassare con l'arco plantare all'interno. E poi torno, lascio i piedi, riporto i piedi a terra e lascio cadere le braccia lungo i fianchi, porto le braccia distanti da me e il palmo delle mani rivolte verso l'alto. Distendo una gamba, poi l'altra. Inizio ad allungare bene la colonna, come se volessi fare dei piccoli passetti per allontanare i talloni da me, poi lo stesso con il centro della testa, con le spalle, con le braccia. E poi fai una lunga espirazione, lasciati cadere completamente a terra. Se hai bisogno, mettiti una coperta per gli ultimi minuti della pratica o una felpa. Lasciati cadere, sei completamente sdraiato a terra, e chiudi gli occhi. Siamo nella posizione dello Shavasana, del cadavere. E quindi tu resta sdraiato a terra con i palmi rivolti verso l'alto, gli occhi chiusi, e io torno a sedermi.
nell'ultima posizione, nella posizione in cui proviamo a rimanere attenti con il nostro corpo, con la nostra attenzione, ma fermi, immobili con il nostro corpo. Può accadere magari di doversi grattare, toccare, il nostro corpo che non, la nostra mente che non accetta che in questo momento vogliamo, gli stiamo dicendo di stare immobili. E quindi stiamo con gli occhi chiusi. E ci lasciamo cadere completamente a terra. E prova semplicemente a lasciare che i benefici della pratica di oggi emergano durante quest'ultima posizione. Non devi far altro che lasciarti andare, lasciarti cadere a terra, sentire il tuo corpo pesante, rilassato a terra. E provare a stare con il tuo respiro, accorgendoti di come cambia durante questi minuti. Prova semplicemente ad esplorarlo, a sentire l'aria che entra e che esce dal corpo. E se la tua mente si distrae, va altrove, senza giudicarti, riportala al momento presente. Voglia di stare ancora sdraiato, resta ancora per qualche minuto, permettendo al tuo corpo di godere degli effetti e dei benefici della pratica. Altrimenti ascolta il tuo corpo e nel rispetto dei tuoi tempi torna a muoverti, a risvegliare il tuo corpo facendo dei piccoli movimenti, portando le ginocchia al petto. E sempre nel rispetto dei tuoi tempi, lasciati cadere sul fianco destro e torna a sederti in Sukhasana. Come abbiamo iniziato la pratica, quindi con le gambe incrociate, questa volta portiamo le mani in appoggio sulle ginocchia. Prenditi un attimo per accorgerti di come ti senti, di come sta il tuo corpo dopo la pratica. Riporta all'attenzione, alla tua intenzione, quella parola, quella frase che hai formulato all'inizio della pratica. Inspira, porta su le braccia oltre la testa, unisci i palmi ed espirando lasciali scendere fino ad arrivare al cuore. E ringraziati per esserti dedicata del tempo oggi. Grazie, namaste. C'è un timer di 43 secondi, quindi sta finendo. Mi dispiace di aver dovuto fare questa fase finale molto veloce, ma sta finendo il tempo. E grazie a tutti per aver praticato. E vi abbraccio e vi auguro una bella serata. Grazie a tutti voi. Grazie Lauretta, ciao a tutti, lascio la diretta salvata qui per 24 ore, ciao, ciao Marti.